Io non rischio. Secondo me la frase più bella, come sempre, viene dal buon Maccheroni, che ai tempi dell'alluvione sia i preti che i comunisti erano uniti. Sembra di evocare Don Camillo e Beppone, insomma, i tempi che i comunisti i preti erano dalle parti opposte. Ora queste situazioni sono un po' cambiate, no? Cioè, il come prete, un po'. Magari il prete è un po' più comunista di un comunista. Popone. No, ecco. No, fra l'altro ti devo dire che oggi, rispetto a ieri, non ci sono né più comunisti né democristiani. I socialisti sono spariti, Guerracci. Questo forse erano quelli che capivano di più, ma siccome c'erano quelli più bravi e quelli più forti, e allora quando mi domandano ora, ma ora con la crisi dei governi cosa ci manca? E io gli dico, sapete cosa ci manca? Il Partito Socialista. È rimasto solo preti, insomma, questo marasma. No, spariti, no, comunisti, no, socialisti, democristiani, i preti sono rimasti. Ma sai, i preti la sanno fare la politica meglio di tutti, secondo me. Da quasi 2000 anni. Fra un po' avremo preti sindaci, secondo me. Si troverà anche questa novità. Così il Vaticano mette le mani da tutte le parti. Chi non risica non rosica, si diceva una volta, però in questo caso, insomma, è meglio rosicare, è meglio che rischiare. È meglio rosicare che rischiare. Io non rischio, una campagna di prevenzione. Di prevenzione sulle buone pratiche di protezione civile, quindi cosa sapere, cosa preparare, cosa fare prima, durante e dopo un'alluvione. Qualche nella piccolo fattispecie, esatto. Però il tema nazionale è comunque prevenzione per tutti, per tutte le calamità naturali. Esatto. Noi portiamo l'alluvione perché ricordiamo l'alluvione del 66 storica a Pontedera, però ci sono anche rischio maremoto, terremoto, quindi trattiamo tutti i rischi, non solo l'alluvione. Ora noi portiamo quella per scelta nostra. E gufiamola, anche perché magari qui il terremoto, insomma, si tutto spererebbe. Sommato. Gufiamo, eh? Si spera non venga mai. Però va fatta consapevolezza anche su quel rischio, su tutti i rischi. Più siamo consapevoli, più le persone sanno, meno si rischia. Grazie.